Alla stazione di ripopolamento, un robot chiamato madre sceglie un embrione e avvia il processo di crescita del feto. Il processo dura solo 24 ore. Ben presto, una bambina nasce al mondo. Mentre la bambina cresce, madre fa di tutto per assicurarle una vita felice. La bambina si chiede perché non ci siano altri bambini nel bunker e robot spiega che sono tutti morti dopo la guerra. La bambina non vuole essere umana perché gli umani distruggono tutto. Madre decide di mostrare alla bambina migliaia di embrioni. Tuttavia, madre sostiene che crescere i bambini è un lavoro duro e che lei dovrà imparare molte cose. La riserva di embrioni umani ammonta a 63.000. Tuttavia, quasi 38 anni dopo la catastrofe, solo una ragazza adolescente, che madre chiama semplicemente figlia, vive nella stazione. Una mattina, durante la colazione, figlia nota un malfunzionamento nella mano destra della madre. Ripara rapidamente la mano della madre e poi stricca le prove di danza classica. Più tardi, figlia si precipita alla lezione di etica tenuta dalla madre. Figlia non riesce a concentrarsi sui problemi filosofici, ma madre le ricorda che tra poco ci sarà un esame e che sarebbe deludente se i suoi voti non fossero così buoni come dovrebbero. Una notte, nel bunker salta improvvisamente la corrente. La ragazza, spaventata, esce per indagare. Si scopre che un topo si è intrufolato nel vano della camera di equilibrio e ha danneggiato i cavi elettrici. Figlia è entusiasta di vedere una creatura vivente, perché se un topo è riuscito a entrare, allora c'è la possibilità di vita oltre il bunker. Tuttavia, madre non condivide la gioia della figlia. Ritiene che l'animale possa essere portatore di una pericolosa infezione e brucia il topo nella fornace, nonostante le suppliche della figlia di non farlo. Madre assicura a figlia che fuori è ancora molto pericoloso, ma figlia inizia a sospettare che madre le stia nascondendo qualcosa. Dopo un po' di tempo, figlia ripropone l'argomento della vita all'esterno. Suggerisce che madre potrebbe essersi sbagliata sul pericolo al di fuori del bunker, dato che lei stessa non è mai uscita. Tuttavia, madre è certa che i suoi dati siano corretti e che il pianeta sia ancora contaminato. Di notte, si verificano di nuovo interruzioni di corrente. Figlia esce dalla sua stanza e si dirige verso il compartimento della camera di equilibrio per scoprire cosa sta succedendo. Dietro le porte blindate, sente strani suoni ma non vede nulla. Nonostante la paura, Filia indossa una tuta protettiva e apre le porte del compartimento successivo. Sentendo suoni inquietanti, si toglie la maschera protettiva e prosegue fino all'ultima porta che conduce all'esterno. Filia, allarmata, chiede se c'è qualcuno fuori e improvvisamente sente delle grida di aiuto. Una donna implora di essere lasciata entrare e comunica di essere ferita. Filia recupera un'altra tuta protettiva e la lascia nel primo compartimento della camera di equilibrio. Una volta a distanza di sicurezza, lascia entrare la sconosciuta. Quando la porta d'ingresso del bunker si apre, scatta l'allarme e madre si precipita a scoprire cosa è successo. La donna entra nel compartimento della camera di equilibrio e figlia le chiede di indossare la tuta protettiva, altrimenti non potrà farla entrare. Figlia sente la madre avvicinarsi e decide di non dirle dell'ospite. Promette di aiutare la donna appena possibile e ora la straniera ferita è costretta a nascondersi nel compartimento della camera di equilibrio. Nel giro di pochi secondi appare madre, arrabbiata. Filia spiega che ha aperto le porte solo per un secondo e non è uscita. Come punizione, madre decide di sottoporla subito all'esame per distrarre Filia da imprese pericolose. In classe, madre dà a Filia un'ora di tempo per completare l'esame. Spiega che deve finire il suo lavoro in laboratorio e poi controllare il vano della camera di compensazione. Non appena madre se ne va, Filia corre immediatamente verso il compartimento della camera d'equilibrio, dove trova la sconosciuta svenuta. Filia esamina i suoi effetti personali e trova un'arma nella sua borsa che nasconde. La donna riprende conoscenza e Filia le informa che le procurerà le medicine necessarie, ma prima devono spostarsi in un luogo più sicuro. Improvvisamente, la donna si toglie la maschera per bere acqua. Filia è sorpresa e le chiede come abbia fatto a non infettarsi, ma la donna non capisce la sua preoccupazione. Filia dice alla donna di aspettarla nel compartimento tecnico e va al blocco medico. Mentre Filia raccoglie le medicine, madre scopre la maschera protettiva nel vano della camera di equilibrio. Nella fretta, Filia rovescia il tavolo con le medicine e sentendo i passi della madre, si ferisce accidentalmente con un frammento di vetro. Nel frattempo, la donna è inorridita quando nota madre che sta bruciando oggetti contaminati. La donna cerca la sua arma, ma presto si rende conto che è sparita. Dopo aver trovato il farmaco, Filia torna dalla donna. La straniera, spaventata, chiede di riavere la sua arma, ma Filia la rassicura e le dice che qui è al sicuro. La donna rivela di aver visto un droide, ma Filia le assicura che si tratta solo di sua madre. La donna è scioccata da questa notizia perché altri droidi simili, come madre, le hanno sparato. Madre torna in classe e si accorge che Filia non c'è. La donna sente i passi della madre e afferra rapidamente l'arma. Impaurita, Filia invoca l'aiuto della madre, ma la donna la costringe a tacere. Accorgendosi che la madre si sta avvicinando, la donna inizia a spararle, ma la madre reagisce. Filia implora madre di fermarsi perché la donna è spaventata e ha bisogno di aiuto. Il robot rilascia immediatamente la sconosciuta. È disposta ad assistere la donna e non capisce perché Filia non le abbia parlato subito di lei.
Portano la donna al blocco medico, ma madre chiede a figlia di aspettare fuori. La donna non si fida ancora dell'androide e cerca di fuggire dal blocco. Madre vuole fare un'iniezione di penicillina per disinfettare la ferita della donna, ma lei si rifiuta di lasciare che l'androide si avvicini a lei. Madre assicura la donna che il suo compito principale è quello di prendersi cura dell'umanità. Il droide rinuncia a cercare di aiutare la donna e le suggerisce di prendersi cura di se stessa, poi lascia il blocco medico. Figlia corre dietro alla madre e chiede che le venga detta la verità. Madre confessa di non sapere nulla degli umani sopravvissuti e afferma di non essere come i droidi all'esterno. Dopo ciò cura la ferita sulla mano della figlia e chiede se la sconosciuta ha parlato di altri umani sopravvissuti. Se ci sono altre persone fuori, devono raggiungere la stazione perché l'unico posto è sicuro per loro. Più tardi, figlia prende la borsa della donna e ne esamina il contenuto. Improvvisamente trova un libro pieno di numerosi ritratti. La ragazza è curiosa di sapere chi sono queste persone e si reca nel blocco medico. La donna è molto arrabbiata con madre e figlia per averla rinchiusa qui. Figlia le assicura che madre non è come pensa e che la vita sulla stazione non è poi così male. Dopo la conversazione con la donna, figlia torna dalla madre. Figlia chiede alla madre della sua somiglianza con altri droidi e si chiede se abbia sempre vissuto sulla stazione. La madre non sa dare una risposta precisa, ma non ricorda di aver vissuto altrove. Nel frattempo, le condizioni della donna peggiorano e figlia e madre si precipitano da lei. Madre insiste per estrarre il proiettile, ma la donna rifiuta categoricamente di farsi avvicinare dall'androide. In questo caso, figlia si offre volontaria per eseguire l'intervento al posto della madre e l'estranea accetta con riluttanza. Figlia porta a termine l'operazione con successo, ma i suoi nervi sono logorati dall'eccessiva tensione. Più tardi, figlia visita la donna nel blocco medico e le porta del cibo. La donna esprime gratitudine alla ragazza per tutto ciò che ha fatto. Il giorno dopo, le due continuano la loro conversazione e figlia cerca di convincere la donna che anche altre persone possono venire nel bunker per trovare riparo e aiuto. Tuttavia, la donna si fida di figlia, ma non della madre. La donna racconta di aver vissuto tutta la vita in un insediamento nelle miniere e che un giorno, quando lei e altri sopravvissuti sono usciti per cercare cibo, sono caduti in un'imboscata dei droidi. Improvvisamente, la loro conversazione viene interrotta dalla madre, che manda figlia a prepararsi per l'esame. Madre e figlia lasciano il blocco medico e il droide rivela che la donna ha mentito sulle circostanze della sparatoria. Il proiettile estratto dal suo corpo e quello recuperato da madre sono identici. Pertanto, non è stato un droide a sparare alla donna, ma un'altra persona. Mentre figlia svolge i suoi compiti, madre esamina attentamente il contenuto della borsa della donna e vi inserisce un localizzatore. Alla fine figlia completa l'esame e come ricompensa per gli ottimi risultati, madre le offre la possibilità di scegliere da sola un nuovo membro per la famiglia. Nel frattempo, la donna fabbrica in segreto un'arma nel blocco medico. Improvvisamente, senza entrare nel blocco, figlia chiede una spiegazione su chi le ha sparato. Tuttavia, la donna mette subito in dubbio le parole della madre. La ragazza non ha confrontato i proiettili, quindi non può sapere la verità. Durante la notte, figlia si intrufola nel magazzino e conferma che i proiettili sono effettivamente diversi. Scopre anche gli scomparti vuoti da cui sono stati prelevati gli embrioni e i risultati dell'esame falliti delle sue sorelle. Inoltre, guarda nella fornace e trova dei resti umani. Capisce che madre uccide tutti i bambini imperfetti. Dopo tutte le orribili rivelazioni, figlia è piena di orrore. Torna dalla donna e ammette che aveva ragione su tutto. Figlia accetta di fuggire dal bunker, ma solo a patto di portare con sé il fratello. Il mattino seguente, figlia raccoglie gli oggetti necessari per la fuga, ma madre la coglie di sorpresa. Figlia la informa che si sta preparando per l'arrivo del fratello e si sente molto nervosa. Madre spiega come preparare latte artificiale per un neonato e poi chiude improvvisamente la figlia in cucina. La madre va dalla donna e la informa che sa tutto dei loro piani grazie al localizzatore. La donna attacca madre cercando di metterla fuori uso. Nel frattempo, figlia congela il vetro con l'azoto liquido, lo distrugge con un cilindro e scappa all'esterno. Poi attiva l'allarme antincendio per distrarre la madre. Figlia e la donna corrono verso la camera di compensazione ma non riescono ad aprirla. Madre si avvicina e la donna prende in ostaggio figlia, costringendo madre a lasciarle andare. Il drone non vuole che venga fatto del male a sua figlia, quindi apre la camera d'equilibrio e promette loro di fuggire. Fuori, figlia vede i campi bruciati e si rende conto che il mondo è ancora inabitabile. La donna dice che devono trovare subito un riparo. Improvvisamente, nel cielo appare una nave androide e le due si nascondono dal pericolo in un campo di grano. Figlia esamina speciali macchine per il ripristino dell'ecosistema e la donna spiega che la vita era molto difficile prima della loro comparsa. Dopo un lungo viaggio, si ritrovano in riva al mare. Si scopre che la donna non vive nelle miniere con altre persone, ma in un container arrugginito con un cane. Spiega di essere fuggita dalle miniere molti anni fa e che probabilmente nessuno dei suoi conoscenti è sopravvissuto. Delusa, figlia si rende conto di essere stata semplicemente usata e vuole tornare indietro nonostante gli avvertimenti della donna. Figlia raggiunge la stazione, dove viene accolta da un esercito di droidi. Annuncia di voler parlare con madre e questi la lasciano subito passare. Armata di un'ascia, figlia entra all'interno. Sente il pianto di un bambino e cerca di avvicinarsi senza farsi notare. Madre, tuttavia, è contenta del suo ritorno e le propone di dare un'occhiata al bambino.
Madre spiega che i droidi all'esterno li stanno proteggendo da persone pericolose. Improvvisamente, Madre ammette che sono stati lei e i suoi droidi a sterminare l'umanità per farla risorgere con persone nuove e perfette. Inoltre, Madre è solo parte di una coscienza unificata che controlla gli altri droidi e tutte le macchine che preparano la Terra all'arrivo della loro famiglia ideale. Scioccata dalla terribile verità, Filia cerca di salvare il bambino e punta la sua arma contro la madre. Madre si convince che Filia è pronta a prendersi cura della loro enorme famiglia e decide di affidarle il controllo del bunker. Nel frattempo, i droidi bloccano l'ingresso della stazione e intensificano la sicurezza. Madre dirige l'arma verso di sé e spara il proprio processore, lasciando Filia da solo con il fratello. Nel frattempo, nel corpo di uno dei droidi, Madre trova la donna attraverso l'localizzatore. Chiede alla donna se si ricorda di sua madre e sembra accennare il fatto che lei è uno dei primi esperimenti falliti. Intanto Filia canta la ninna nanna al fratello e poi parte per esaminare migliaia di embrioni, decisa a far rinascere l'umanità. Se ti piace questo genere, ti consiglio di guardare il video, in futuro le fatture umane verranno utilizzate per creare cloni e prelevare organi.